Let us tell you a story which began here, in the big plains of Verona. In a village whose name over time got to be known even in Japan and in the United States. La storia di Nova è iniziata 35 anni fa, c'erano fondamentalmente tre soci che lavoravano ognuno in settori diversi e disparati. There was a blacksmith in this town who was the father of a large family going by the name of Aquilino. And there was a son in this family, an enterprising boy whose name was Leonida. Then there was a mechanics workshop. The idea was simple but brilliant, using the chassis of Chevrolet trucks abandoned by the Americans at the end of the Second World War to build excavators. Wit and the ability to find solutions ran through these men's veins. We were young and with no fear of trying to make something completely new. We remembered a little boy who, with determination, courage, and creativity, managed to win against a giant. That boy was called David. Il concetto fondamentale di Innova, che è stato subito preponderante, era quello di fare delle macchine piccole, maneggevoli e molto efficaci negli spazi stretti dove le altre macchine non riuscivano ad entrare. We thought big, yes. But we moved smoothly, just like only the little ones can do. We gave shape to agile machines, capable of pushing themselves, thanks to their size, where others could not go. We found solutions and exceeded our limits. We defeated our Goliath. Nel secolo scorso si creava in officina ciò che il commerciale riportava dal mercato, quindi sostanzialmente si dava forma a dei prototipi che nascevano dalla fantasia dell'allora capo officina, il quale rendeva tangibili le idee che gli venivano portate dai venditori nei loro rapporti con i clienti o nelle fiere o in manifestazioni di questo tipo. Bambino, però mi ricordo già l'emozione dei primi modelli, i primi mini escavatori, le motocariole ancora magari rudimentali, ma che per me erano fonte di gioco e anche di intrattenimento. Alle prime fiere magari di campagna venivo messo proprio sulle macchine ad usarle per far vedere che erano così semplici e maneggevoli che potevano essere usate anche da un bambino. E fu lì che cominciammo a costruire i primi mini escavatori, evolvemmo anche con i mini dumper e andammo avanti fino a quando non iniziamo le piattaforme cingolate. Listening and treasuring others' thoughts by taking care of every single voice and every encounter, this gave us the opportunity to grow and arrive prepared for big changes. La svolta c'è stata all'inizio degli anni 2000, legata un po' al cambio di prodotto e un po' al cambio di mentalità. Innova ha da sempre cercato di ritagliarsi una nicchia del mercato, non puntando sui grandi numeri, ma sulla qualità del prodotto, cercando di anticipare sempre quelle che erano le esigenze del mercato, riuscendo a presentare sempre in anteprima rispetto agli altri prodotti innovativi. Abbiamo iniziato con un modello che era la Goldlift, che ha avuto subito un grandissimo successo, una macchina completamente idraulica, arrivava a 14 metri di altezza
con 7 metri di sbraccio, che era una rivoluzione per il mercato del sollevamento, perché comunque permetteva a chi doveva lavorare in altezza di avere un mezzo sicuro, efficiente e anche molto semplice da usare. The human being. Everything started from there. Safety first. We wanted to go high, but to do it the way we wanted to, we needed a revolution in technology, design and realization. Si è dunque iniziato a progettare le macchine su PC prima di realizzarle e non dopo averle realizzate. Questo è stato un cambio epocale per noi e da lì è stato un crescendo continuo, investendo in nuovi strumenti e programmi sempre più sofisticati. L'evoluzione poi nelle piattaforme aeree cingolate è stata quella che ha dato la svolta alla nostra azienda e ha contribuito a far sì che ci allargassimo e continuassimo a progredire. We realized that we had grown up. We had created a beautiful family made up of over 200 people who together helped feed our dream. It was time for new changes. It was time for a further evolution. Our organizational philosophy was ready to move forward, but no one had forgotten the little David, so small and yet so agile. Once again, we needed to be the same little boy to defeat a new Goliath. Una svolta importante per la nostra azienda è avvenuta con l'introduzione, alla fine del primo decennio degli anni 2000, dei concetti di Lean Production. Il concetto fondamentale è che la produzione è tirata dall'ordine del cliente, quindi pull, e non spinta dal magazzino, sistema detto push. Questo ha significato nel corso degli anni di implementare nuovi fornitori con una struttura adeguata a supportare questo tipo di gestione degli approvvigionamenti con soddisfazione da entrambe le parti. Ad oggi la produzione Innova si compone di due linee di montaggio di dumper, due linee di montaggio di piattaforme e un reparto di montaggio sottocarri. Negli ultimi 5 anni ci siamo dotati di 4 isole di saldatura robotizzate e di una macchina utensile, un centro di lavoro a 4 assi per la lavorazione dei particolari che saldiamo internamente. Questo per 2 motivi fondamentali. Il primo è per accorciare la filiera, il secondo è per mantenere il know-how acquisito negli anni all'interno dell'azienda. Eventi importanti nella storia dell'Innova sono stati gli accordi commerciali siglati con JLG e Kubota. Siamo molto fieri che i due gruppi primari abbiano scelto Innova come partner e che apprezzino la qualità delle macchine prodotte a Novara, tanto da apporvi il loro marchio e distribuirle sui loro mercati. Questo è sicuramente un forte stimolo per noi dell'Innova per continuare a innovare, a crescere e a migliorare. Innova, oltre ad un'importante quota di mercato in Italia, è presente in 20 paesi in Europa e partecipa alle più importanti fiere di settore in Germania, Francia, Olanda, Inghilterra, presentando prodotti di qualità e riconosciuti dalla propria clientela per assistenza e ricambi sempre disponibili. Looking at ourselves from different angles. Right from the start, human relationships have marked our way. Always listening, even to whispered words, to find ever better ways to achieve our goals. Innova vuol dire cerchio di fuoco in giapponese, dove il cerchio di fuoco dove saltano le tigri, quindi a volte è un atto di fede quasi forse riuscire ad entrare in questo cerchio e a passarne indenni. Quindi la cosa che mi auguro è che comunque questa realtà possa andare avanti sempre di più e che possa comunque trovare degli sbocchi internazionali e a livello di prodotto che possono comunque soddisfare sempre più esigenze. In questi 35 anni di Innova sicuramente ci sono stati dei momenti difficili, però l'azienda ha sempre avuto un atteggiamento resiliente, ovvero ha sempre saputo guardare al futuro,
guardare a quelle che sarebbero state le esigenze e le richieste del mercato, in maniera che una volta passata la crisi noi ci saremmo sempre trovati pronti a cavalcare l'onda. And so we have arrived where we are today after 35 years, constantly striving to go further and discover our new potential. By accepting everyday challenges, living them and facing them once again. Abbiamo messo a frutto le richieste dei nostri clienti creando dei nuovi modelli denominati Lightlift 1880, dotata di motori diesel ed elettrici, e la revisione della nostra best seller Lightlift 2010 in configurazione MK3, sempre con motori diesel ed elettrici accoppiati sulla stessa macchina. Quindi grande versatilità di lavoro, maggiori campi di applicazione per una clientela dalle esigenze crescenti destinata al mercato di tutta Europa. Le nostre prospettive future sono più che interessanti, perché l'evoluzione della specie, come vedete, ci porta ad avere piattaforme che arrivano a 33 metri e arriveranno altre fino a 40. I damper, come vedete, arrivano a 30 quintali e probabilmente ne arriveranno altri. Il tutto modernizzato al massimo, perché sono macchine elettriche che funzionano a batterie di nuova generazione, non inquinanti e di lunga durata, ci porta ad essere veramente avanti e molto progrediti rispetto al mercato attuale, anzi oserei dire che siamo come sempre un po' più avanti. We do not want to wait for tomorrow, we prefer to anticipate it. We prefer to be ahead instead of chasing. Because every sunset represents for us the dawn of a new day.